Io ritengo che per gestire le politiche sociali ad un certo livello c'è bisogno di effettuare un'analisi di contesto territoriale puntuale, atomistica, sapere quali sono le difficoltà e i disagi e rispondere individuando i fabbisogni e scrivere attività che servono davvero a lenirle. Il governo nazionale sta trasferendo delle risorse, le pubbliche amministrazioni su base locale devono essere in grado di montare politiche di territorio che soddisfino le esigenze dei cittadini. Interrogarsi come in quest'ambito, nell'ambito di un convegno di questa portata, significa in qualche modo anche confrontarsi sulle buone pratiche e sulle attività che insieme, in termini di rete, possiamo certamente strutturare per il territorio. Ecco, in Molise, per esempio, alcune buone pratiche che state attuando, quali sono e in che modo appunto fronteggiate queste problematiche sociali? Ma io una buona pratica che ritengo che sia di valore essenziale è questa attività di prossimità tra gli ambiti sociali e il governo regionale. Gli ambiti sociali che sono un attimino il recettore delle istanze, ne sono 7 solamente, perché è una realtà piccola territoriale, che sono in grado di trasferire al governo regionale le esigenze dei cittadini molisani e quindi la capacità di poter scrivere dei bandi che in qualche modo soddisfino ognuno di loro. Questa attività di sinergia tra ambiti sociali, regione e territorio credo che possa essere foriera di buoni risultati.